Inauguriamo una palestra straordinaria, bellissima, la Casa del Volley a Villaggio Primo Maggio. Dopo aver inaugurato la scuola qui a Villaggio Primo Maggio, una scuola straordinaria, ampia, con spazi verde, di bioedilizia, proprio in quella che era considerata una periferia di Rimini, il Villaggio Primo Maggio, sopra la Statale 16, abbiamo portato nel corso di questi anni i servizi, servizi che in questo caso con la Casa del Volley sono fatti di sport, ma sono soprattutto servizi per costruire relazioni umane tra le persone, per farle sentire insieme, parte di una comunità, così come una scuola. Abbiamo fatto il master plan strategico negli anni, ci prendevano in giro, abbiamo guardato le esperienze più importanti che ci sono in Nord Europa, a Stoccolma, a Copenaghen, per avere un'idea complessiva di città. Abbiamo fatto il master plan, le scuole andavano dove c'erano i bisogni dei quartieri, non dove c'era l'interesse del cosiddetto, virgolette, palazzinaro. Ti faccio una scuolina, in cambio mi dai quattro palazzine. No, la scuola va dove c'è bisogno. Allora è arrivata qua a Villaggio Primo Maggio questa scuola straordinaria e poi dopo, con tanta fatica, la Casa del Volley, una palestra. È un quartiere straordinario, ma non è finita. Il tema delle periferie. Vi ricordate quando ci prendevano per dei visionari, degli utopici, qualcuno ci derideva? No, noi stiamo facendo un piano della ciclabilità, della mobilità lenta, perché io che posso andare in bicicletta se non uso l'auto, lascio l'auto a chi la deve usare, magari ad un anziano, ad una persona con delle disabilità. Allora un cambio di abitudini. Il Villaggio Primo Maggio e Gaio Fana sarà collegato proprio qui da una ciclabile, passando sotto la Statale 16, sotto la rotonda di Montescudo e Coriano e San Marino, per arrivare in via Euterpe, sotto via Euterpe, il Parco della Cava, poi l'Arco d'Augusto, poi sopra via Roma, il ponte l'abbiamo fatto, e arriverà in piazzale Kennedy. Cos'è questa? È l'idea di una città che si tiene, che non ha periferie. Basta questa frattura della Statale 16, chi sta sopra e chi sta sotto. Chi sta sopra è isolato dal resto. E questa è l'idea della nostra città, che piano piano si sta completando. È tutto pronto per le due rotonde di San Marino e Montescudo e Coriano. Adesso ci si muova, sono 4-5 mesi che chiediamo al governo, è tutto pronto, abbiamo fatto i progetti preliminari, abbiamo fatto i progetti definitivi, abbiamo fatto i progetti esecutivi. Adesso Società Autostrade deve bandire solo la gara, poi ci sarà la gara, chi vince, e partono i lavori. Adesso basta chiacchiere. Perché abbiamo parlato di periferie di Villaggio Primo Maggio? Perché se un comune ci mette il cuore, ci mette la passione, voglio ringraziare i funzionari, le nostre donne, i nostri uomini, gli ingegneri, i tecnici, che hanno fatto una cosa meravigliosa. Se il comune si prende questa responsabilità, mio Dio, davvero si può sbagliare. Però se sei serio e fai i progetti, lo Stato ti deve dare una mano, e se te la dà e tu sei serio, davvero trasformi un quartiere con una scuola e una palestra.